Allora, oggi video un po' chiacchiericcio perché mi andava di registrare questo video con voi, dato che se mi seguite su Snapchat, su Instagram, sapete che sono ho una settimana di day off e domani parto. Partendo ho approfittato per cambiare la mia makeup bag. E cosa ho deciso di portarmi? Ho deciso di portarmi tutti i prodotti nuovi e di fare adesso con voi, visto che devo uscire, una sorta di prova make-up di tutte le novità che ho inserito dentro e che voglio testare in questi giorni. So che non è il momento migliore quando si è fuori casa per provare prodotti nuovi, perché non si sa mai, però siccome non sto andando in Burundi, ma se mi succede qualcosa o non mi trucco o rimedio andando a prendere qualche altro trucco, vi faccio vedere un po' che cosa ho portato, così chiacchieriamo. Ovviamente parto dalla faccia completamente struccata ed idratata e ho deciso di aprire un fondotinta che avevo chiuso nella mia collezione ed è il nuovo Forever di Dior. L'ho tenuto chiuso finora perché la colorazione che avevo io era la 30, che ovviamente per l'inverno è leggermente scura, dato che io sono un mix tra la 10 e la 20, ma la 20 va bene. La 30 proviamo adesso. E la uso con la spugnetta di Real Techniques. Questa spugnetta a me piace molto sia per stendere il fondotinta che la cipria. Allora, il colore non è il mio colore ideale per il momento, ma nella speranza di prendere un po' di sole ce lo facciamo andare bene. Adesso vediamo poi come diventa. A me la spugnetta di Real Techniques, questa qui, che comunque si rifà alla Beauty Blender, devo dire che piace molto. Mi piace anche per la cipria. Io non avevo mai applicato prima di... ho usato la Beauty Blender, ma non l'avevo mai usata per le polveri. E invece da quando ho la Real Techniques l'ho provata anche per fissare la cipria o il fondotinta compatto in polvere, e devo dire che il risultato è sempre bello. Io applico il fondotinta picchiettando, quindi dalla parte cicciotta della spugnetta lo picchietto. Un'altra cosa che vi volevo dire su questa spugnetta, non so se voi ce l'avete e trovate la stessa cosa che trovo io, ma mi piace di più la spugnetta il giorno dopo che l'avete bagnata la prima volta. Quindi praticamente io adesso l'ho bagnata, è troppo piena d'acqua per i miei gusti, domani so che l'effetto mi piacerà di più. Vabbè, così faccio un'altra passata di fondotinta nelle zone in cui so che mi sparisce prima, quindi questa zona qui. Allora, a parte che il colore non va bene, cioè io me lo sto facendo andare bene, però di scorta in borsa ho sempre il mio amato e fedele fondotinta di Shiseido, quello compatto solare in polvere. Mi chiedete sempre che numero uso, uso il più chiaro, l'SP40, dovrebbe chiamarsi Medium Ochre. Allora, metto un po' di fondotinta anche giù verso il collo. Allora, l'effetto mi piace di questo fondotinta, è bello comunque coprente, compatto. Poi chiunque l'ha usato, questo nuovo assicura una tenuta meravigliosa. E quindi insomma vedremo, visto che fa caldo e io inizio a sbraitare perché non so mai che fondotinta usare, perché non mi regge nulla. Il correttore che uso è questo di Clarins, l'Instant Concealer, e la colorazione che ho io è la 01, quella più chiara. Questo io lo prendo e lo metto sul dito, dopodiché lo spalmo, lo lavoro un pochino fra i due polpastrelli e poi lo vado a pressare e ad applicare così, grossolanamente, sotto l'occhio,
facendo quasi una sorta anche di triangolino, un po' di contouring, di highlighting. Poi prendo la spugnetta dall'altro lato e vado a pressarlo. Questo correttore di Clarins è uno dei miei preferiti da sempre, però se usato appunto così, quindi pressato bene. Se voi lo pressate, vi dura tutta la giornata e non si sposta. Ok, poi fisso con la cipria e come cipria io uso questo fondotinta compatto Wet n Dry in polvere di Paola P, la colorazione è la 01 e la uso da questa parte della spugnetta. Ne prelevo un pochetto e poi vado a fissare il fondotinta pressandolo, sempre picchiettando così. Pettino le sopracciglia con un pettinino. E come matita per le sopracciglia, praticamente ho finito tutte le matite per le sopracciglia che mi piacciono. E uso la Dior Show Brow Styler. La colorazione questa è la 001, quella universale. E vabbè, faccio le sopracciglia come al solito. Ho fatto le sopracciglia e adesso usiamo dei prodotti di Nabla che mi sono arrivati. Allora, praticamente, come avete visto everywhere, Nabla è uscito con terre, illuminanti e blush nuovi. E io praticamente ne ho ricevuti alcuni, qualcuno, e li ho inseriti in questa palette insieme a degli ombretti che mi porto via. E tutta questa palette me la porto e ci sono sia gli illuminanti che le due terre che i due blush su tre che mi hanno inviato perché questi due mi piacciono tantissimo. Inciso, c'è un blush che è identico ad Amour di NARS. Allora, Amour di NARS è quel blush che nei video mi chiedete sempre: che blush hai? Qual è? È sempre questo Amour di NARS. Questo qui che si chiama Impulse. È identico, adesso ve lo faccio vedere sbocciato. Allora, metto un pochino di questo è Amour di NARS e nell'anulare c'è Impulse. Ve lo faccio vedere sulla pelle proprio così. Facciamo una cosa quasi professional, non so se si vede. Facciamo che vi metto una foto. Quindi niente, questo era per dirvi che appunto se non... credo che costino molto meno quelle di Nabla rispetto a quelle di NARS ed è praticamente uguale ragazzi, quindi giusto per aperta e chiusa parentesi. Allora, cosa faccio? Uso Gotham, che è questa terra un pochino più chiara e la vado ad utilizzare come contouring. Secondo me, come pennello da contouring uso questo che è un vecchio pennello di H&M che mi piace tantissimo. Secondo me, adesso che ho messo questo fondotinta Hawaii, sarà un pochino chiara, però vediamo. Questo è un bel tono di freddo, è un bel tono freddo per fare il contouring. Infatti, sì, credo che lo faccia bene. Io lo picchietto il pennello perché ho visto nel video di Daniele che ha fatto vedere l'applicazione di questa terra e l'ha picchiettata, dicendo appunto che picchiettandolo veniva meglio, quindi io adesso lo picchietto. A me queste polveri stanno piacendo veramente tanto, mi piacciono. Poi scrivono
E rispetto alla palette da contouring di Paola P, quella che avevo fatto vedere in una foto su Instagram, dopo averla provata un po', vi ho dato il mio modesto, ovviamente, e soggettivo parere, che secondo me non va bene, perché fa macchia, non mi dura tutto il giorno, io non posso stare dietro sempre lì con la palettina, poi i colori comunque neanche quelli mi piacevano tanto perché dovevo fare un mix di due colori per ottenere il mio, c'era troppo da spignattare. Poi uso, ve lo faccio vedere, l'hai indossato, uso Impulse e lo uso con questo pennello di Sephora e questo è il Pro Precision Powder 59. Io praticamente lo faccio così, lo presso, scuoto in modo che l'eccesso cada e poi lo vado a mettere sulle gote qua. In questi giorni non ho fatto il contouring e usavo solo questo sulle guanciotte. E mi è durato sempre tutto benissimo tutto il giorno, anche se non mi ritoccavo o comunque non tornavo a casa, quindi non avevo modo di ritoccarmi, mi durava benissimo. Ok, questo è l'effetto, e beh, così già è un trucco fatto. Io praticamente nell'ultimo periodo che non ho messo il mascara uscivo direttamente così. Una cosa che facciamo adesso è mettere l'illuminante e lo sto prendendo Baby Glow. Baby Glow sinceramente non mi ha catturato più di tanto perché continuo a preferire Mary Lou di The Balm, cioè continuo ad amare quell'illuminante lì, però non lo so, forse perché mi piace di più come dura durante la giornata. Per comodità porto via questo. Porto via due ombretti in crema e sono uno Dandy e l'altro è Pinkwood, che è un colore che mi piace tantissimo. Li porto via tutti e due da usare come base perché porto via due ombretti, rispettivamente da usare su Pinkwood Daphne numero 2 e da usare invece su Dandy, che è un marroncino un po' più caldo, meno rosato. Uso Unrestricted e questo mi sa che me l'avevo fatto vedere in un precedente video, Get Ready With Me. Oggi non li metto perché non devo fare nulla di che, quindi non metto l'ombretto, metterò solo il mascara, ma approfitto giusto per dare un po' di luce alla palpebra mobile mettendo con un pennello Baby Glow l'illuminante. Giusto per dare un po' di definizione nella piega, riprendo Gotham e la metto appunto nella piega un po' sfumata. Ma giusto pochissimo, eh? Vabbè, alla fine vi sto facendo vedere il trucco non trucco che faccio tutti i giorni. Questa era la sostanza. Che anche se andrò, partirò, alla fine faccio quello che faccio sempre. Però non ci posso fare niente, a me questo trucco piace. Mi piace ovviamente truccare anche gli occhi, quando mi trucco gli occhi metto la matita, tutto quello che mi piace, che vi pare. Però quando sono così, un po' più fresca, mi piaccio di più. Mascara. E mascara uso il Sublime di Chanel, che ho nella colorazione 20, che è quella marrone, voi lo sapete, il Sublime, io ve l'ho già detto, è una mascara che mi piace moltissimo. Mi piace come, che effetto fa sulle ciglia. Vedete, io lo lavoro semplicemente così, verso l'alto, non vado a... fare cose a zig zag, niente. Pettino semplicemente le ciglia. Il marrone in realtà non è
proprio marrone, perché ha un marrone testa di moro, quindi molto scuro. E mi piace perché comunque mi colora le ciglia, anche perché io ho la punta delle ciglia chiara. Quindi anche il marrone va bene. È ovviamente meno drammatico rispetto al mascara nero. Allora, con una sola passata ho le ciglia definite e da giorno è più che sufficiente. E quando metto questo e quindi faccio una sola passata, evito di metterlo nelle ciglia inferiori in modo da mantenere comunque l'aspetto del trucco più naturale, più fresco. Cos'altro posso fare? Niente, basta. Questo è il trucco che farò. E labbra. Quando mi piace abbinare a questo trucco, non trucco, comunque dei rossetti un pochino più scuri. Oggi andiamo di fucsia e usiamo la matita di Chanel, che è la 55 fucsia. Sapete che adesso mi sta venendo un flash che non la facciano più. Comunque una qualsiasi matita fucsia va bene e contorno le labbra riempiendole leggermente. In questo modo, riempiendo le labbra leggermente, qualsiasi rossetto, gloss, tinta andrò a mettere sopra durerà molto di più. Se dovrò mangiare o comunque parlare dopo tante ore, anche se quello che vado a mettere sopra sparisce, ho comunque una traccia di colore. In realtà lo provo, cioè vi faccio vedere questo nuovo gloss che ho ricevuto da Alchemilla e sono i nuovi gloss della collezione estiva. Io ho ricevuto tanti colori, il mio preferito è questo, che è un bellissimo fucsia, si chiama Hypnose ed è lo chiamano Full Color Shine Lip Gloss. In realtà, secondo me, lip gloss no, perché è molto saturo, è sì un gloss, ma molto saturo di prodotto, quindi la coprenza non è quella del gloss che vi dà quel tocco di colore. No, no, vedete? Cioè, è coprente. È questo colore fucsia neon, mi piace tantissimo. E aspettate, che me lo metto. Rieccomi, vi stavo dicendo che pur essendo un gloss, io non sopporto i gloss perché mi lasciano sempre appiccicata, mi fanno la pappetta, ovvero quella righina sul labbro orrenda, bruttissima, che non si può vedere. Io questo qua sto usando tantissimo anche il chiaro che ha delle micro particelle glitterate perché non mi dà nessun tipo di problema, cioè va via, ma va via ovunque, non mi rimane tipo qui dentro oppure sbava, resta lì, è anche morbido e non appiccica, quindi mi stanno piacendo moltissimo. Io adesso farei una cosa, io esco, faccio quello che devo fare, torno e vi faccio vedere com'è, che cosa penso dei prodotti, come sono durati, eccetera, eccetera. Dovrei stare fuori 2 o 3 ore. Ci vediamo dopo. Rieccomi. Allora, sono passate 2 ore e mezza e sono uscita, ho fatto quello che dovevo fare e sono rientrata. L'unica cosa che ho fatto è stato rimettermi il gloss, semplicemente perché mi sentivo le labbra un po' secche, avevo bevuto una cosa e avevo bevuto un caffè, non una cosa, avevo bevuto il caffè ed era andato un pochino via, quindi mi sono ritoccata leggermente solo il gloss, dato che sono andata in bagno e basta. Allora, specchio specchio delle mie brame. Fondotinta regge, il colore non va bene. Cioè, io ero fuori e avevo tipo messo i capelli così, in modo che non si vedesse lo stacco, perché lo stacco c'è.
Lo so anche io, non mi scrivete 50 commenti dicendo che il colore non va bene, perché lo vedo che il colore non va bene. Poi le sopracciglia sono al posto loro. Il contouring ed il blush è un pochino andato via, però fondamentalmente un alone, cioè, oddio, dopo 2 ore e mezza, se rimaneva un pochino di più, non mi sarebbe dispiaciuto. Il mascara è perfetto, il correttore c'è ancora, la matita di Chanel, le matite di Chanel io le amo perché dove le mettete sanno, non se ne vanno più. Il gloss, come vi ho già detto, l'ho dovuto un attimo ritoccare. Comunque, parliamo del fondotinta, a parte il colore un pochino scuretto per me, non sono lucida, non sono minimamente lucida. È pur vero che ho messo sopra il fondotinta compatto in polvere, che quello mi fissa qualsiasi cosa, quello di Paola P, però è come se l'avessi appena messo. Peccato avere la colorazione 30, però non si sa mai, ma potrei prendermi quella più chiara. Tutto qui ragazze, quindi nulla, io a parte il fondotinta porto tutto, promuovo tutto e comunque in corso d'opera state sempre attente perché provo le cose e poi man mano ve lo dico. Ovviamente a me piace potervi dare un parere coscienzioso, nel senso che se non ho provato una cosa o non mi sono fatta un'idea di una cosa, non ha senso che vi dica la prima impressione. Valutiamo nel lungo periodo. È giusto anche nei confronti di sti poveri prodotti perché meritano l'attenzione di qualche giorno, meritano di essere provati bene. A parte questo, niente, ci vediamo al prossimo video. Ciao!